Ainada, il torneo internazionale di Flipper, ospite con noi Giorgio De Stefani, cosa accadrà in queste tre giornate? Allora, in queste tre giornate avremo un torneo principale con una fase di qualificazione e poi delle finali per gli otto migliori giocatori che venerdì pomeriggio si contenderanno il trofeo Ainada. Quindi questo torneo fa parte del ranking internazionale, quindi chi acquisisce punti questi saranno validi per la sua classifica a livello internazionale. Qual è il criterio con il quale vengono scelti i flipper che poi vengono utilizzati dagli atleti? Ma si cerca di fare un po' un mix fra flipper nuovi, flipper vecchi e fare in modo anche che ci siano, come dire, dei flipper anche dell'ultima generazione, soprattutto che sono poi anche quelli che si trovano qua all'Ainada presso i vari rivenditori. Qual è l'età media dei partecipanti? Diciamo che abbiamo una grossa percentuale di gente classe 70-80, quindi chi ha cominciato anche con i flipper elettromeccanici e adesso si ritrova quelli un po' più moderni, quindi che aveva già la passione ai tempi, ma abbiamo anche qualche giovane che si avvicina un po' timidamente al mondo del flipper perché magari comincia a giocare come ai flipper videogame, poi scopre che esistono ancora i flipper diciamo veri e propri e ce n'è qualcuno che abbiamo che si avvicina anche appunto alla parte agonistica vera.